Grazie, grazie, un saluto a tutti. Prima di così entrare nel vivo desidero sentitamente ringraziare l'Università per questo invito e anche precisare come il mio approdo alla scuola per formatori è il frutto, la conseguenza della scuola nell'ambito della quale mi sono formata e dall'ambito della quale non mi sono mai staccata. La scuola è qui. Capostipiti sono Padre Roma, sono Monsignor Serrano, ecco, ci tengo a dirlo perché sono autori dei quali già anche Monsignor Dal Coble, inaugurando la giornata, ha ripreso, e quindi credo che sia anche bello segnare una continuità, anche no? Come a volte diciamo, il destino può avere delle direzioni che noi per prima volte non conosciamo. Bene, entriamo nel vivo del tema. Inizio con una breve citazione. Un servizio che si ha il dovere di rendere all'interno di ogni riflessione scientifica è quello dell'aggiornamento, dell'eventuale riformulazione e della messa a punto di nuovi modelli interpretativi e applicativi. La filosofia, la teologia, la psicologia sono mutate profondamente a partire dalla seconda metà del secolo scorso e sarebbe antistorico, dunque in definitiva anche antiteologico, pensare di rimanere agganciati ad un qualsivoglia riferimento teorico trattandolo come se fosse un oggetto irreformabile. Fine della citazione. Per difendere dunque adeguatamente e costruttivamente il diritto di difesa, senza farlo scadere ad oggetto irreformabile, si dovrebbe prendere atto della necessità di una sua rinnovazione interpretativa ed applicativa. Rinnovazione che non significa eliminazione dell'avvocato. L'entrata in vigore della riforma ha in effetti messo in crisi l'identità dell'avvocatura, non semplicemente il suo costo economico. La vera questione di fondo da affrontare non è solo quella economica, pure importante, ma anche un'altra, quella di ruolo. Chi è oggi l'avvocato e cosa è chiamato a fare, di nuovo e di diverso, rispetto a quello che faceva prima? Il valore e la funzione dell'avvocato non dipendono evidentemente da chi lo paga, ma dalla funzione in sé che è chiamato a svolgere. Ma qual è oggi questa funzione e come e perché può dirsi mutata? Quale differenza sussiste oggi tra l'avvocato che si occupa di diritto di famiglia e l'avvocato che segue un giudizio di nullità matrimoniale? Orbene, dietro la necessità di snellire e semplificare la procedura, sembra trovare spazio un'esigenza più profonda, quella che vede la questione processuale divenire una questione antropologica, nel senso che i problemi e le soluzioni giuridiche del processo di nullità matrimoniale vanno interpretati anche a partire da una ricomprensione della relazione tra processo di nullità matrimoniale e antropologia, da un lato, e da una ricomprensione del legame tra processo di nullità matrimoniale e pastorale familiare, dall'altro. La chiave di lettura di questa ricomprensione ruota intorno a quattro parametri: conversione, accompagnamento, discernimento, integrazione. Questi quattro parametri diventano non solo la nuova cifra pastorale del processo di nullità matrimoniale, ma anche la nuova cifra antropologica del rapporto giuridico-processuale. Si tratta di concetti certamente nuovi e inusuali nella prassi canonica, che costringono il giurista a prendere in mano e ridefinire la propria identità, ponendosi interrogativi e domande nuove. La nostra conversazione sarà appunto cadenzata da quattro interrogativi, ciascuno dei quali intercetta quattro aree antropologiche del processo. Si tratta di interrogativi che vicendevolmente si richiamano, si riprendono. Entrare in queste aree ci aiuterà a comprendere come e perché la dinamica processuale potrebbe oggi dirsi mutata e conseguentemente come e perché la forma e l'esercizio del diritto di difesa dovrebbe oggi cambiare, al punto da potersi dire ridefinita l'identità stessa dell'avvocato, potendosi configurare l'assistenza forense canonica come una specie di accompagnamento e quindi l'avvocato
come un autentico soggetto della pastorale familiare. Primo interrogativo: quale conflittualità o quali conflittualità deve affrontare o risolvere oggi ogni controversia di novità matrimoniale? Di fronte quindi a che tipo di conflittualità l'avvocato si trova? Questa domanda intercetta un'area antropologica, no? Quella della conoscenza di sé, quella dei livelli in cui si pone la conoscenza di sé. Ora, dietro ogni controversia di novità matrimoniale, da sempre, si sono collocati tre livelli di conflittualità: livello giuridico, livello terapeutico e livello pastorale. Questi tre livelli racchiudono tre obiettivi diversi. Il livello giuridico mira alla certezza del diritto, matrimonio nullo, matrimonio valido. Il livello terapeutico mira alla certezza di chi sono, perché si soffre, perché il matrimonio è fallito, come affrontare il fallimento, quali problemi o mancanze ci sono dietro ogni fallimento. Il terzo livello, quello pastorale, mira non alla certezza di chi sono, ma alla certezza di chi devo essere, quindi si misura, si coordina il fallimento rispetto alla comunione con Cristo. Questi tre livelli di conflittualità hanno sempre interessato, avvolto ogni controversia di novità matrimoniale, ma nuovo appare oggi il modo in cui essi vanno tra loro coordinati. Non si tratta di giustapporli, per esempio a livello terapeutico o pastorale viene in considerazione solo come elemento di prova, per esempio per il livello giuridico. Ma non si tratta neanche semplicemente di, non so, abdicare un livello a favore di un altro, abbandonare il livello giuridico a favore di un solo livello pastorale. E neanche semplicemente di condividerne una finalità. Il livello giuridico condivide la finalità del livello pastorale. Si tratta piuttosto, e qui riprendo un'espressione che è stata utilizzata da, abbiamo sentito ripresa da Monsignor Sequeri, si tratta di individuare tra questi livelli quale bene si mette in circolazione insieme. Si chiede oggi in particolare al giurista di integrarsi in tutti e tre questi livelli, di individuare un bene che li mette in circolazione tutti e tre insieme, non semplicemente guardare alla finalità. Senza però perdere la propria identità di giurista. Perché questo? E soprattutto con quali conseguenze giuridiche? Perché il processo oggi si pone come un luogo di conversione pastorale e non semplicemente pastorale. È in gioco la necessità di assicurare un processo che abbia non solo una struttura più agile, più semplificata, ma anche un servizio pastoralmente più adeguato. Non ci si accontenta più di un processo giuridicamente efficiente, ove i soggetti facciano buon uso della procedura, perché si cerca anche un processo pastoralmente efficace, ove i soggetti vengono offerta l'opportunità di fare buon uso di se stessi. Un processo dunque che sia più prossimo, non solo perché è più agile, più comodo, ma anche perché è più vicino all'interiorità, al cuore delle persone. La questione dunque non è puramente giuridica, ma anche antropologica. Questa ricomprensione vede nel rapporto giuridico-processuale un insieme di atti il cui ordine va anche antropologicamente inteso e non solo proceduralmente posto. Mentre l'ordine proceduralmente posto assicura l'efficienza giuridica del processo, il processo giusto, l'ordine antropologicamente inteso assicura anche l'efficacia pastorale del processo, la sua capacità di stimolare a sua volta un altro processo, quello interiore delle parti coinvolte. Mentre l'orizzonte dell'efficienza è delimitato dal processo giudiziale, l'orizzonte dell'efficacia invece è delimitato dal processo di conversione interiore dei coniugi parti in causa. Si compie così un vero e proprio cambio di prospettiva, perché la conversione chiama direttamente in causa le singole persone dei coniugi, non la res matrimonialis. La conversione chiama direttamente in causa la vita ecclesiale delle persone, e non soltanto il loro status vitae ecclesialis. La conversione dei coniugi diviene nel contempo lo scopo, la meta, l'obiettivo, la causa del processo,
anche se essa giuridicamente non configura un'obbligazione di risultato, perché l'effettivo cammino di conversione pastorale dipende dall'esclusiva responsabilità personale dei coniugi e ha bisogno di uno spazio lungo tutta una vita. La conversione in quanto meta processuale richiama piuttosto delle obbligazioni di mezzo, nel senso che ai soggetti processuali si chiede oggi un comportamento processuale quantomeno funzionale a tale conversione pastorale, funzionale cioè a perfezionare, trasformare il processo da strumento per regolarizzare uno status di vita matrimoniale a strumento per accompagnare la conversione di uno stato interiore di vita. La responsabilità dell'avvocato dunque non muore entro i confini della certezza del diritto, ma vive ed interessa anche per gli altri due ambiti, certezza di chi sono, certezza di chi devo essere. Non si tratta di trasformarsi in terapeuti o assistenti spirituali, ma di prendere atto che la responsabilità del giurista riguarda, tocca anche questi altri due ambiti. È in fondo quanto sta accadendo anche nel diritto di famiglia, ove il volto dell'avvocato sta cambiando. Sta infatti acquistando peso e rilievo la necessità che all'avvocato si riconosca un ruolo non rinchiuso entro i confini della certezza del diritto, ma responsabile anche del benessere dei propri assistiti, con tutte poi le incognite che questa nozione di benessere può portare con sé, come ci ha ricordato il professor Conti, no? Richiamando l'articolo 3 del codice deontologico degli psicologi. Si pensa ad esempio al fatto che sta prendendo sempre più piede per l'avvocato che si occupa di diritto di famiglia l'importanza di perfezionare le proprie competenze con una formazione, per esempio, psicosociopedagogica. Inoltre istituti come la pratica collaborativa, la negoziazione assistita, il rito partecipativo stanno togliendo all'avvocato la cosiddetta litigator's mark, no? Per affidargli il ruolo di responsabile dell'esito della lite, a tal punto che si invoca una vera e propria conversione dell'assistenza legale, la tutela di ciò che piace o ciò conviene o ciò che conviene al proprio assistito a tutela del suo bene. Se dunque il ruolo dell'avvocato già sta cambiando nel diritto di famiglia, beh, a maggior ragione questo dovrebbe avvenire e valere per le controversie canoniche, la cui conflittualità intercetta appunto anche la certezza di chi devo essere e non solo la certezza di chi sono e la certezza del diritto. Allora, a quale prima breve conclusione possiamo accedere dopo questo primo interrogativo? Accompagnamento può ricordare, può evocare in parte la cosiddetta funzione sociale dell'avvocato, no? Riconosciuta espressamente dal codice deontologico europeo. Però non si riduce ad essa, perché non si tratta soltanto di contribuire alla buona amministrazione della giustizia, ma di contribuire alla buona amministrazione di ciò che si deve essere e non ciò che si vuole essere. Quindi sostanzialmente c'è una responsabilità nello stimolare quindi una appartenenza ecclesiale che sia più autentica, più sentita. Beh, allora viene quasi spontaneo accedere al secondo interrogativo, ma allora che cosa significa difendere in un processo di novità matrimoniale? Questo interrogativo intercetta un'altra area antropologica, che è quella dell'offerta di aiuto. Che cosa significa quindi antropologicamente, no, aiutare? Come il primo interrogativo, anche questo guarda la conflittualità di ogni controversia canonica, però da una prospettiva diversa. Non si tratta più di decodificarne i livelli che abbiamo già visti, no? Certezza del diritto, certezza di chi sono, certezza di chi devo essere, ma la loro comprensibilità da parte dell'avvocato. Detto altrimenti, che cosa significa concretamente per l'avvocato muoversi entro questi livelli? Senza perdere la peculiarità, no, della propria identità. Significa anzitutto prendere atto della differenza tra deontologia e stile processuale. Mentre la deontologia misura il rapporto tra il soggetto processuale e un dover essere, una norma di condotta, lo stile processuale misura invece l'antropologia della relazione tra i soggetti processuali, come essi si guardano, si percepiscono, si ricevono. Il rapporto giuridico-processuale non è infatti solo un insieme ordinato di atti, ma anche, e forse prima di tutto, un insieme ordinato di persone che tra loro interagiscono, comunicano, si relazionano.
Un comportamento deontologicamente corretto non sempre è anche antropologicamente adeguato. Ci sono tanti modi di agire deontologicamente corretti, ma non tutti conservano il medesimo significato antropologico. Ad esempio, una stessa persona interrogata con le stesse domande, ma da giudici diversi, può rendere una testimonianza totalmente diversa. E questa diversità non misura solo una diversa competenza tecnica di chi ha formulato le domande e di chi le ha poste, ma misura anche un diverso livello relazionale, antropologico, tra chi ha interrogato e chi è interrogato. L'umanità del giurista dunque non è giuridicamente indifferente, perché influenza, muove l'intera dinamica del processo e quindi il contenuto di tutti gli atti processuali, come peraltro dimostra la più qualificata teoria generale del processo, la quale denuncia il limite di tutti quegli approcci che tendono a ridurre il problema della verità nell'esperienza giuridica solo ad un oggetto, ad una procedura. Ma allora qual è lo stile che l'avvocato deve seguire e qual è lo stile che deve scartare? Con quale stile l'avvocato deve percepire, cogliere, interpretare un capo di nullità matrimoniale? Possiamo distinguere tre stili. Il primo lo chiameremo stile compiacente. Esso si caratterizza per una percezione che chiameremo soggettivista. In esso l'avvocato si muove esclusivamente dal punto di vista del proprio cliente e ciò che interessa, ciò che piace al proprio cliente. Il secondo stile lo definiremo stile identificante. Esso si caratterizza per una percezione che chiameremo oggettivista. In esso l'avvocato agisce e si muove esclusivamente dal punto di vista della posizione processuale da perseguire, quindi dal punto di vista di ciò che conviene, no? Alla determinata posizione processuale da assumere, da perseguire. Il terzo stile lo definiremo stile internalizzante e si caratterizza per una percezione che chiameremo dialettica dell'amabilità oggettiva. In esso l'avvocato agisce e muove anche dal punto di vista dello stile familiare, dell'intera famiglia coinvolta e dal punto di vista del bene di entrambi i coniugi coinvolti, anche se solo uno di essi è il proprio assistito. Perché è da scegliere questo terzo stile e da scartare gli altri due? Non perché siano totalmente sbagliati, ma perché sono incompleti da una parte e rischiosi dall'altra. Focalizziamo brevemente questo terzo stile. Nel terzo stile l'avvocato non si preoccupa subito di capire se e perché il matrimonio può essere nullo, ma piuttosto se e perché il matrimonio è fallito. I criteri interpretativi cui attinge nell'immediato non sono quindi giuridici, i capi di nullità matrimoniale, bensì antropologici. Cerca dunque di focalizzare quello che è lo stile familiare del proprio cliente, se e fino a che punto esso assolve ad una funzione di strumentalità e conoscenza e valori, oppure se e fino a che punto invece esso assolve ad una funzione difensiva o utilitaria, se e fino a che punto possiamo individuare uno stile familiare antropologicamente maturo o immaturo o patologico, no? Con tutta un po' la liquidità, no? Di queste categorie. Ed è alla luce quindi di questo stile che successivamente poi si userà, si individuerà il capo di nullità matrimoniale. Perché dunque si deve sostenere che questo stile da preferire, da scegliere? Primo, perché non riduce la persona ad uno stereotipo giuridico, ad un io tipico, ma la coglie nella sua peculiare intimità, interiorità, identità, diremmo biografia, per utilizzare un'espressione, no? Usata e ripresa. Secondo, perché l'obiettivo immediato non è cercare elementi di prova o individuare quali obbligazioni o beni siano stati più o meno adempiuti. Questi sono obiettivi finali, ma non di partenza. All'inizio si cerca di capire quale tipo di relazione, che tipo di relazionalità la coppia ha sviluppato. Ieri il professor Catozzella parlava di identità coniugale, identità di coppia. Ecco, diciamo, questa espressione, questa conceptualizzazione può essere anche spiegata con la categoria psicologica della relazionalità. Ci sono tante specie di relazionalità, interpsichica, interpersonale, intersoggettiva. Ecco.
soltanto quella intersoggettiva, comunque un certo tipo di relazionalità misura, ecco, diciamo, un certo grado di autenticità, quindi di maturità antropologica della coppia. Ecco, quindi si tratta immediatamente di focalizzare questo. Ancora, perché questo terzo stile non assume acriticamente il punto di vista del cliente, non ci si invischia col proprio assistito come fa il primo stile, però neppure si ragiona solo ed esclusivamente per presunzioni legali, come fa il secondo stile. Quarto, perché ciò che si difende non è semplicemente una necessità immediata, non so, risposarsi in chiesa, mantenere una professione o un incarico ecclesialmente qualificati, per esempio. E non è, ancora, non si difende semplicemente una posizione processuale, ma piuttosto si prende ad orizzonte la dignità delle persone, ciò che le rende degne nei confronti di se stesse, delle altre persone, della comunità in cui vivono, dei valori che professano. Quante volte ci siamo sentiti dire nei nostri studi, avvocato, insomma, chiedo la possibilità di questa causa per il bene dei miei figli, per esempio. Qui è in gioco la dignità, un bene che è sicuramente maggiore, no? Rispetto alla possibilità di risposare in chiesa un'altra persona, ad esempio. Allora, a quale conclusione possiamo accedere rispetto a questo secondo interrogativo? Accompagnare non significa conciliare, ma significare. Non si tratta di placare una lite o di risolvere un conflitto, ma di significarlo. Il processo a ben vedere non è solamente un giudizio di fatto, ma anche un giudizio di valore. Dietro la domanda di novità ci sono sempre altre domande. Il processo non è solo chiamato a dare una risposta immediata, la sentenza, ad una domanda immediata, il livello, bensì si offre come l'opportunità che evoca e fa sorgere anche altre domande che riguardano il senso della vita, delle parti in giudizio, chi sono, dove voglio andare, che cosa significa amare. Si pensi inoltre che le ragioni per cui si introduce una causa di unità matrimoniale oggi sono diverse. Oggi si usa il processo in maniera diversa da ieri. Si pensi al passaggio dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva. Oggi predomina una percezione meno istituzionale, più affettiva del matrimonio, anche quando viene validissimamente celebrato. E specularmente questo influenza anche l'uso del processo, attraverso il quale non si cerca semplicemente o solamente la regolarizzazione di uno stato, ma anche la significazione dei propri affetti, e non solo di quelli passati, ma anche di quelli presenti e di quelli futuri. L'avvocato quindi viene sfidato a usare il procedimento come un'occasione per aiutare i coniugi a comprendere le ragioni del loro fallimento coniugale e per riflettere sul senso che intendono dare alla loro vita. Riprendo un'espressione che ho utilizzato da Edoardo prima, no? Passaggio dal disagio all'agio. Loro ci mettono nelle mani il loro disagio, o se vogliamo anche delle necessità immediate. Se ci si è innamorati di un'altra persona, si vive con disagio, no? Anche la propria partecipazione ecclesiale. Siamo noi che dobbiamo cogliere questa situazione ed elevarla alla soddisfazione quindi di esigenze maggiori, no? Sollecitandoli, stimolandosi a collocarsi su livelli maggiori. Viene quindi conseguenziale la terza domanda. Ma allora cosa significa provare in un processo? Questa terza domanda coglie un terzo nucleo antropologico che chiameremo area della negoziazione. Cioè, cosa significa, no? Come concretamente, prima abbiamo visto cosa significa aiutare, qui vediamo come concretamente offrire aiuto. Premesso dunque, come abbiamo visto prima, che è lo stile internalizzante quello da preferire, ma come ragionare giuridicamente entro questo stile? Quale significato assume la procedura argomentativa entro questo stile? Allora, noi sappiamo che provare può avere tre significati. Uno, convincere il giudice dell'esistenza di fatti. Due, dimostrare coerentemente l'esistenza di fatti. Tre, dare un determinato valore ai fatti. Nessuna delle
detto le risposte sbagliate, no? Provare significa un po' tutto questo. Il problema attuale però da risolvere è piuttosto come coordinare tra loro queste risposte, perché il processo possa concretamente trasformarsi in un luogo di conversione, ossia in uno strumento istituzionale pastoralmente efficace e non solo giuridicamente efficiente. Non si tratta di giustapporre, neppure di applicare un significato a favore di un altro, bensì ancora una volta di integrarli tutti e tre insieme, affinché la prova di un fatto giuridico dubbio possa perfezionarsi da mezzo per dimostrare a mezzo per discernere. Orbene, ognuno dei tre significati probatori possiede una specifica procedura argomentativa: la retorica per il primo, la logica per il secondo, l'analogia per il terzo. Tra queste procedure argomentative è l'analogia ad acquistare un ruolo direttivo preminente, assorbente rispetto alle altre, che non sono sbagliate tutt'altro, sono, diciamo, da completare, da perfezionare, no? Grazie appunto all'analogia. Perché? Vediamo innanzitutto cos'è l'analogia. L'analogia è una procedura argomentativa qualitativamente diversa dalla logica formale. Essa lega due realtà differenti tramite un elemento comune. Le realtà differenti comprendono tutti gli accadimenti narrati, non necessariamente verificati, sì, narrati. L'elemento comune è dato dalla relazione tra l'osservatore, giurista, che ascolta, e l'osservato, che narra, ed in particolare dalla capacità dell'osservatore di cogliere, per esempio, lo stile difensivo dell'osservato, no? L'abbiamo visto prima, i suoi valori, bisogni, atteggiamenti, meccanismi di difesa, cioè la sua capacità di cogliere chi è la persona che ha di fronte, non semplicemente registrando nella carta d'identità, ma cercandolo di cogliere nella sua antropologia. Ancora, la capacità dell'osservatore di rendere conto non solo dell'accadimento storico dei fatti, ma anche della loro risonanza affettiva. Ricordiamo che ieri il professor Catozzella ricordava anche l'importanza di saper cogliere, ad esempio, il senso di colpa all'interno, diciamo, di una vicenda coniugale, no? Per meglio addentrarci, no? Nelle dinamiche, diciamo, del valore, del significato, del peso, del consenso. Il senso di colpa, peraltro, viene definito da Monsignor Valenti come un nesso essenziale, no? Quasi una piccola finestra, una porta di accesso che ci fa sentire che la spiritualità è, diciamo, un elemento intrapsichico, no? E non semplicemente un meta elemento, ma qui non voglio addentrarmi oltre. Pensiamo ancora quindi alla capacità di cogliere un senso di colpa, anche il pudore, per esempio. E ancora, la capacità di distinguere un fatto da un evento. Il fatto è qualcosa che è accaduto, l'evento è quel fatto dotato di un determinato significato scelto tra i molteplici che potrebbe avere. Ancora, la capacità di porre attenzione ai valori, agli affetti, alla religiosità di una persona, non solo alle sue azioni. Tra religiosità ed affettività c'è una corrispondenza di univoca. E ancora la capacità di cogliere un approccio sistemico, relazionale, quindi il punto di partenza non sono solo i beni, obbligazioni o eventuali malattie, anche che diventano piuttosto meta finale di ragionamento, bensì la specifica relazionalità degli sposi. In che senso quindi l'analogia perfeziona e completa la retorica e la logica? Perché la logica, senza l'analogia, può rischiare di restringere la persona ad un capo di unità che non è della sua misura, non tenendo nel debito conto la peculiarità del suo intimo affettivo, valoriale, e o le motivazioni personali, anche inconsce, no? Alla base delle sue scelte, dei comportamenti. Queste sono dinamiche che non dobbiamo necessariamente, la cui ricerca non dobbiamo necessariamente delegare allo psicologo, ma è compito nostro focalizzarlo. Però l'analogia non può fare a meno della logica, perché in mancanza rischia di staccare la persona dal necessario capo di nullità con cui va impostato un giudizio matrimoniale, tralasciando quei criteri e parametri giuridici necessari per impostare e proseguire un processo. Logica ed analogia però qui a loro volta non potranno fare a meno di un briciolo di retorica, ma non certo per distorcere o manipolare fatti o legge, ma proprio strettamente per ben dire
cioè per consegnare alla propria posizione processuale quel pizzico di credibilità, quella maggiore incisività e credibilità, senza cadere in esagerazioni, omissioni o falsificazioni. Qual è ancora l'altra conclusione parziale a cui possiamo accedere rispetto a questo interrogativo, questo terzo interrogativo? Accompagnamento non indica un'obbligazione in più che si aggiunge rispetto a quelle proprie che deve condurre l'avvocato, ma è piuttosto una relazione, una modalità relazionale. Non si può dare valore a un fatto se non ci si relaziona con esso con una retta e informata coscienza. E qui mi permetto, visto che l'abbiamo ripreso, di citare Monsignor Serrano. Potrei spiegarmi con un'analogia evangelica che mi è molto cara. Nel sermone della montagna Gesù guarda i cigli. Analizziamo il suo sguardo. Se fosse un botanico, non sorvolerebbe diversi componenti del fiore e della pianta: il fusto, il gambo, la corolla, i pistilli, gli stami. Se fosse un pittore, non andrebbe oltre il loro candido bianco. Se fosse un poeta, non andrebbe oltre la loro semplice e umile limpidezza. Ma lui, l'uomo di Dio, segue la provvidente, accoglie la provvidente mano che segue la loro vita. Così la visione personale ed interpersonale del matrimonio comincia a svilupparsi dalla sensibilità dell'osservatore. Fine della citazione. Ecco che l'oggettività del giurista nel processo canonico dipende perciò dall'autenticità della propria soggettività, ossia dalla sua sensibilità nel tenere conto della complessità della realtà che è chiamato a valutare. Pensiamo a quante volte una stessa fattispecie giuridica viene giudicata in modo opposto. E spesso ciò che fa la differenza è proprio la qualità relazionale tra chi è osservato e l'osservante, la retta e informata coscienza di chi osserva. Qui richiama anche il concetto di identità narrativa, che è stato bene nucleato ieri. Identità narrativa come arte attraverso la quale ci si fa carico di sé, ma è un'arte che chiama un'altra arte, quella di aiutare, di mettere le persone che abbiamo di fronte nelle condizioni di farsi carico di sé. E ciò può dipendere dalla relazione, e non è una questione di simpatia, di fascino, è una questione di metodo. Ultima domanda. Allora perché una causa di nullità matrimoniale? Quest'ultima domanda intercetta un'altra area, che definiremo area della coesione, cioè del rapporto tra fallimento, crisi coniugale e nullità del matrimonio. Che cosa si vuole consegnare alle parti mediante l'accertamento della nullità del matrimonio? Che cosa si vuole favorire o evitare attraverso il processo? Queste domande non hanno avuto storicamente sempre la stessa risposta, no? Come dimostra l'evoluzione dell'esercizio dell'azione. Anche ieri la professoressa Di Bernardo ci ricordava come sotto l'egida, no, del vecchio codice l'attore non era abile, no, ad agire in giudizio, no, qualora appunto fosse stato causa, no, del motivo di nullità matrimoniale, ad esempio. La nullità attuale però dello scopo, dell'obiettivo istituzionale del processo risiede nel fatto che esso non significa più semplicemente accertare un fatto giuridico dubbio, ma piuttosto trasformare l'accertamento di un fatto giuridico dubbio in un'opportunità per riconoscersi nella Chiesa e non semplicemente per risposarsi o per regolarizzarsi in essa. Ricorrendo ad un luogo parallelo, il canone 17, riscontriamo che lo stesso processo penale è fortemente orientato all'emendamento del reo e non solo alla riparazione dello scandalo o alla restituzione della giustizia. E a ben vedere, ciò che giustifica il recupero della persona del reo non è la sola violazione della legge, ma l'esigenza di salvezza che è stata compromessa dalla violazione della legge. Certamente la nullità del matrimonio non è un reato, ma l'esigenza di salvezza è la medesima, anche se è stata compromessa in modo diverso e per ragioni diverse. Nel processo matrimoniale non ci sono evidentemente rei da emendare, però sì, ci sono persone da responsabilizzare. Cioè, la verità provoca sempre la responsabilità, e noi dobbiamo provocare questo.
In tal modo il processo dell'unità matrimoniale fa proprio quello che è lo scopo tipico della pastorale familiare: preparare e accompagnare future scelte vocazionali autenticamente trascendenti e non meramente autoreferenziali. La cifra del legame tra pastorale familiare e processo matrimoniale è data proprio da questo comune obiettivo che, nel processo però, non traduce, almeno di dure conto, nuovi adempimenti a pena di nullità, però sì traduce nuovi adempimenti, che potremmo chiamare oneri, a pena di pastorale inefficacia del processo. Il processo, come il matrimonio, può validamente celebrarsi, però può risultare essere un'esperienza pastoralmente inefficace. E non si allunga il caso in cui la sentenza non soddisfa le richieste delle parti. L'efficacia pastorale del processo non dipende da quanto il dispositivo finale abbia soddisfatto le parti, ma da quanto e come il processo abbia stimolato l'umanità delle persone, aiutandole nell'acquisire, o anche solo nel consolidare, successive scelte vocazionali mature, no? E ispirate a ideali realistici, no? Anche una sentenza che soddisfa, un processo che soddisfa, può risultare pastoralmente inefficace. Che senso avrebbe in fondo risposarsi in chiesa o fare la comunione se ciò non implicasse anche un cambiamento nella mentalità, nel cuore delle persone? Il processo non è certamente tenuto a determinare questo cambiamento, però sì, è tenuto in qualche modo a stimolarlo. Ma come? Il motto proprio riserva una peculiare attenzione proprio alla preparazione di una causa, come si deduce dalle regole procedurali in cui si disciplina l'indagine pregiudiziale, che viene qualificata come pastorale. Fermiamoci un attimo sull'espressione, sull'aggettivo pastorale. L'espressione pastorale qualifica il contenuto, gli obiettivi della preparazione di una causa, ma non i soggetti deputati a condurla. L'attività di consulenza e preparazione di una causa è sempre pastorale, sia se condotta da patroni, sia se condotta da eventuali uffici parrocchiali o diocesani. Se così non fosse, sarebbe come non ritenere pastorale la preparazione di una causa quando viene condotta dai patroni. Ai richiamati uffici parrocchiali o diocesani non vengono affidate competenze ulteriori o aggiuntive rispetto a quelle già tipiche dei patroni, no? Per valutare la possibilità di una causa. Il problema di fondo non è dunque tanto chi conduce, ma cosa è oggi, cosa deve divenire oggi, qual è il suo scopo oggi dell'indagine pregiudiziale. L'accento sul carattere pastorale dell'indagine pregiudiziale non determina o non dovrebbe determinare tanto un cambiamento soggettivo quanto oggettivo, perché consegna alla preparazione di una causa un significato nuovo. Non solo preparare un processo, ma anche accompagnare una persona nel proprio cammino vocazionale. Significato che coinvolge e tocca anche l'attività del patrono. La non esclusività delle competenze giuridico-canoniche di cui si accenna appunto alle regole procedurali sembra conseguentemente poter essere interpretata non tanto nel senso della non necessità, no? Di competenze giuridico-canoniche, ma piuttosto nel senso della non sufficienza di una competenza giuridico-canonica. Non si tratta quindi di sostituire il patrono o, per esempio, solamente di affiancarlo con figure specialistiche di supporto oppure di aiuto, ma semplicemente di sensibilizzarlo a saper intercettare una crisi vocazionale dentro ogni fatto giuridico da dichiarare. Si può dire pertanto che proprio il patrono a porre il processo in continuità con la pastorale familiare, perché è l'unico soggetto del rapporto giuridico-processuale che conserva un ruolo che è contemporaneamente pastorale pregiudiziale per la preparazione di una causa, pastorale extragiudiziale per il ruolo di supporto, di sostegno che possiede nei confronti dei coniugi prima, durante e dopo il processo, e giudiziale per il suo ruolo giudiziario. Il processo matrimoniale non sarebbe autenticamente in continuum, quindi in relazione con la pastorale familiare,
se non ne condividesse anche delle figure. Una modalità relazionale solo per oggetti o per sostanze è monca, si completa anche se diventa una relazione tra soggetti. E l'avvocato risulta essere una figura ponte per questa sua triplice veste: pastorale pregiudiziale, pastorale extragiudiziale e giudiziale, assicurando ai coniugi parte un sostegno unico, costante, stabile, oltre che la terzietà del giudizio. A quale conclusione possiamo accedere rispetto a quest'ultimo interrogativo prima di accedere alle conclusioni finali? Accompagnare non significa solo assistere una parte, ma prendersi cura di un'intera famiglia, anche se si assiste solo un coniuge. Il vero cliente dell'avvocato è sempre una famiglia. Pensiamo quanto in questi ultimi anni è aumentato esponenzialmente anche il numero femminile presso i padroni. La presenza femminile, no, la femminilità come quasi ontologicamente deputata all'accoglienza, alla cura, no, all'attenzione per l'affettività, indica probabilmente anche un nuovo accento, un nuovo compito anche, no, del padrone. E, chiusa la parentesi, costituisce pertanto un vero e proprio onere per l'avvocato commisurare la propria assistenza tenendo ben presente il punto di vista di entrambi i coniugi e di tutti coloro che ne hanno avuto esperienza nella loro vita matrimoniale, e non certo per cercare collusioni, ma anche perché c'è sempre in gioco un bonum familiae. Il fumus boni iuris del libello non dipende solo dalla sua non manifesta infondatezza in diritto e in fatto, ma anche da un criterio antropologico, no? Quello che Padre Imola definisce della temporalità. I coniugi non affrontano la loro crisi sempre con gli stessi modi e tempi di valutazione. È dovere dell'avvocato tenere presente e interpretare queste diversità e rispettarle, senza ovviamente cedere a ricatti emotivi di altra natura e a nessun tipo di manipolazione. In tal modo si possono scongiurare azioni giudiziali inopportune, superficiali. Tante volte anche il cattivo esito o il cattivo corso di un giudizio, di un processo è dipeso proprio anche dalla fretta, no? Dalla incapacità di cogliere i tempi di valutazione di entrambi i coniugi. L'esito di una causa dipende sempre dalla capacità dell'avvocato di compiere un previo discernimento sulla dinamica dell'intera vita di coppia e familiare. E così giungiamo alle conclusioni. Nel processo civile l'avvocato assiste, mentre nel processo canonico l'avvocato accompagna. Accompagnare significa saper creare con i coniugi un'alleanza affettiva e non solamente funzionale alla causa. Allearsi affettivamente non significa indulgere in facili sentimentalismi o scontati pietismi o pericolosi mischiamenti, bensì pensare ed articolare la relazione avvocati-coniugi parti in modo che essa possa efficacemente veicolare un'adeguata riflessività delle parti sulla loro passata, presente e futura esperienza vocazionale. È un cambio di mentalità che l'avvocato è chiamato a fare, ma non da solo. Il giudice in primis deve riconoscere di aver bisogno di un avvocato e di un avvocato accompagnatore. Le considerazioni svolte hanno tenuto ben presenti le autorevoli difese profuse per sostenere che il procedimento maieutico del contraddittorio risulta sempre una garanzia per la ricerca della verità. Si è voluto solo aggiungere che ciò è possibile se il contraddittorio viene anche condotto con un certo stile, antropologicamente qualificato. Sono sempre destinati a fallire quelle formule o metodi indipendenti dalla responsabilità di chi ha un ruolo attivo in essi. Infine, un processo che si ritenesse compiuto, formato, buono, solo in quanto capace di garantire un significato esterno, oggettivo rispetto alla legge, senza anche la capacità di umanizzare le persone, stimolandole al rischio dell'impegno creativo e individuale nelle situazioni uniche della loro vita, rimarrebbe un processo incompleto, non formato, insomma, pastoralmente non efficace. E questa, si crede, la sfida che la riforma ci ha voluto lanciare. Grazie.